Si può prendere per buona la stima di un costo di ristrutturazione di circa 200.000 euro a Topolino dopo i danni causati dalle mareggiate. A confermarlo l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, che oggi, a margine della presentazione del torneo giovanile di pallacanestro No Borders Euro Cup 2023, ha aggiunto che sono state affidate allo strutturista le rilevazioni dello stato di fatto del lungomare barcolano. Danni importanti soprattutto ai topolini centrali, con un cedimento delle banchine, la distruzione delle scalette che portano a mare e degli spogliatoi. Per un computo più esatto, però, di Celodi, si attende l'esito del lavoro dei tecnici. Abbiamo dato l'incarico allo strutturista già la scorsa settimana di verificare lo stato di tutti i topolini. Abbiamo dei danni consistenti nei topolini centrali e abbiamo un abbassamento anche delle banchine, oltre che la distruzione ovviamente di scalette a mare, nonché della discesa a mare delle persone con disabilità, oltre che spogliatoie e banchine. Quindi, oltre alla questione strutturale, che è importantissima per riavviare i cantieri, ovviamente stiamo facendo una conta dei danni. Indicativamente ad oggi si parla di 200.000 euro a Topolino, però ovviamente la stima effettiva la avremo quando gli strutturisti avranno completato il loro lavoro. L'obiettivo, rimarca Lodi, è sempre lo stesso. E quello che ci tengo a dire è che insieme al sindaco la nostra intenzione, la nostra volontà, e per questo la lavoreremo questo inverno, è quello di riattivare e di avere i topolini funzionanti per la prossima primavera estate.